E ciao ragazzi, benvenuti su un altro video sul mio canale, io sono Bluefire e oggi vi parlo degli youtuber che seguo io. In tanti mi chiedete, Blue, ma tu chi segui tu su YouTube? Soprattutto anche perché io non seguo canali italiani, quindi molto spesso mi chiedete chi seguo effettivamente. E ragazzi, oggi vi parlo in breve di chi seguo io e vi consiglio alcuni youtuber se volete dare un'occhiata alla piattaforma e non seguire sempre solo canali italiani. Quindi partirei subito col mettere questo a 5 più, così guardiamo anche la mappa. Unlimited, perfetto. Ragazzi, allora, non guarderò molto lo schermo, quindi sarà più un commentary che un gameplay oggi. Allora, il primo canale che vi voglio consigliare è Axtrosist, partendo in ordine alfabetico dalle mie iscrizioni sul telefono. Axtrosist è un canale che fa funny moments legati a tutte diverse categorie YouTube, quindi gaming, news, politics, education, viaggi, sport, fa funny moments su tutto. Ve lo consiglio, molto bello come canale, ha fatto veramente centinaia di migliaia di iscritti in veramente poco tempo e andate a vederlo. Poi passiamo a Bajan Canadian, ragazzi. Molti già lo conoscono per la fama internazionale su Minecraft. Ha fatto diverse playlist, ha tipo 5-6 mila video, non lo so, comunque tantissimi. Io sinceramente sono iscritto al suo canale perché seguo i suoi Battle Dome, e i Battle Dome sono guerra tra youtubers, diciamo in team da 6-7 persone, 8, variano molto spesso, divisi in due parti spesso, di cui ce n'è una di costruzione e una di distruzione, e voi potete vedere per l'appunto diversi youtubers nuovi, facce, o perlomeno diverse personalità apparire in quei tipi di video. Mi piace un casino i Battle Dome. Facciamo una barca per cominciare e boom. Ok, le barche non vanno in territorio claimato. Comunque, un altro canale che vi voglio consigliare è Bodil40. Bodil40 è un canale gaming, anche lui ha portato video, davvero numerosi video da diversi tipi di giochi, e tra cui vi posso citare Minecraft, Parkour, Agario, tutti gli altri giochi simili ad Agario, Bloons, Five Nights at Freddy's e simili. Ma per lo più è un canale funny moments, nonché fa live stream, quindi ragazzi ve lo consiglio, è un ragazzo molto simpatico e credo sia dalla Bulgaria la sua nazionalità, quindi ha un accento particolare ma è molto simpatico. Mi piace il suo modo di fare video, il suo modo di prendere, di vedere YouTube e cose del genere. Poi passo a Braddos Banter. Braddos Banter è un canale a cui sono iscritto veramente da poco. Parla di drama e una cerchia di canali drama che discuto un po' su tutti e su tutto in maniera ironica, e mi piace, quindi ve lo consiglio. Poi sono iscritto a Casey Neistat. Casey Neistat è un canale vlogging. Lui fa daily vloggings. Ultimamente sta decidendo di portare video al livello successivo, ovvero si potrebbe quasi dire che ogni suo video è bello perché è tecnologicamente sempre performante, ma anche molto dinamico e originale. Vi consiglio soprattutto di vedere i video in cui lui va in giro con l'hoverboard per la città di New York, è molto bello e interessante. Passiamo al prossimo, CGP Grey, ragazzi. Questo è un canale di tecnologia davvero davvero bello. È tornata la mia barca. Spero. No? Queste barche non vanno. CGP Grey è un canale di tecnologia, discute veramente di tutto, anche molto legato a news, tecnologia e lo sviluppo di queste cose, anche della mente, e parla molto in maniera scientifica di diversi aspetti della vita umana. Ve lo consiglio, è davvero bello come canale scientifico, uno dei miei preferiti. Poi Chaps, un altro canale di drama, ha parlato di molti youtuber, soprattutto nella serie Tendenze in Drama, e mi piace il suo modo di pensare di YouTube, di vedere le cose e il suo modo di scherzare su tutti gli youtubers nella piattaforma. Tra l'altro è seguito anche da PewDiePie, se ve lo chiedete. Poi passiamo a CoCarnage. Credo che sia uno dei migliori streamer di Twitch, non sono sicuro ragazzi, però è stato invitato al TwitchCon 2016, lo presentava e parlava lui a nome
gli streamers, consigliava cose agli altri streamers. L'ho seguito per diversi giochi, tra cui Final Fantasy. Final Fantasy Ringworld e anche Stardew Valley, giochi davvero belli a mio parere. Tra l'altro lui fa le selezioni dei giochi dell'anno e ha diverse sponsorizzazioni con varie aziende. Mi piace il suo modo di gestire gli stream, i layout, la chat e così simili. Poi passiamo a Creeper Sedge. Creeper Sedge è un canale che ho seguito molto per la sua dinamicità e l'apertura col pubblico Minecraft, nonché ha un gran server, ovvero Psycho PvP, gestito insieme a Dot Hackers, i quali seguo entrambi, e ho seguito lui per qualche cannone tattica di raiding. Mi sapete, i canali Minecraft ogni tanto si prendono degli spunti anche tra di noi. Ho seguito la sua admin series o staff series o trolling series, come chiamate, per bannare gli iscritti. L'apprezzo per il lato divertente, non l'apprezzo invece per altre cose che non specifico. Poi Siranek con la Y e con la K finale è un canale MLG internazionale. L'ho seguito per diversi meme di We Are Number One e mi fa scassare. Poi ha diversi MLG divertenti, tra cui anche qualcuno su Undertale. D-Fieldmark è un altro streamer, ha fatto diverse UHC, soprattutto fa parte del gruppo dei The Cube, è un grande gruppo Minecraft di streamers internazionale, e fanno video assieme come community, per l'appunto i The Cube. E mi piace un sacco come gestisce gli stream, e soprattutto è uno degli altri canali che ha la serie faction più grandi al mondo su YouTube, quindi mi piace il suo modo di... Mi piace soprattutto, ho imparato diversi cannoni seguendo i suoi video, soprattutto rivedendoli perché poi sono difficili da fare, ma mi piace proprio come tratta i video e come fa PvP su Minecraft, per cui lo seguo. Poi Don't Hug Me I'm Scared è un canale di... È un canale con davvero pochi video, ma sono veramente spettacolari. E lì c'è poco da dire, non ve li spoilero, è un toy channel, si potrebbe definire. Però ha un aspetto quasi cinematografico di una cosa del genere. Quindi ve lo consiglio, non ve lo spoilero. È anche molto macabro in alcuni aspetti, quindi dategli un'occhiata. E finalmente abbiamo trovato una barca. Poi passiamo a Grazer 10, Grazer 10, è un canale gaming, ha fatto diversi funny moments e fa diverse anche mappe su Minecraft. Mi piace un sacco la sua dinamicità e la capacità di reinventarsi nei contenuti. Ha fatto diversi video su Minecraft, soprattutto su una migliaia di mappe che gli sono state mandate dagli iscritti, e crea contenuti davvero unici e interessanti, soprattutto con un approccio molto dinamico, quindi mi piace come canale. Poi passiamo a H3 Production. È un canale reaction / drama. Nell'ultimo periodo ha portato alla luce diversi creators della piattaforma. Ha mostrato a YouTube, o perlomeno ai visitatori di YouTube, questi creator in una luce diversa, diciamo, e molto molto ironica, satirica, quindi ve lo consiglio come canale H3H3 e andate a dargli un'occhiata. Poi sono iscritto ai Dubs, ha fatto molti meme nel 2016, quasi come Axorosist, ragazzi, non ve l'ho detto che Axorosist, come il primo canale che vi ho detto, è un canale che si basa molto sui meme e la storia dei meme, e iLabs anche è quasi un meme vivente, e ha fatto diverse collaborazioni importanti, tra cui Vsauce, H3H3 o comunque tanti altri youtubers, e anche lui è un canale veramente interessante dal punto di vista dell'iscrizione, quindi provate a vedere se vi può interessare. Poi seguo Leaf Is Here, è un altro canale reaction molto molto cattivo, come personalità, non cattivo nel senso brutto, ma nel senso buono, nel senso che prende la luce, prende gli eventi e li guarda in una luce diversa, soprattutto i video musicali e contenuti
veramente su cui sono stati investiti tanti soldi e li guarda con una luce differente che magari da molti può non essere apprezzata, soprattutto critica di tutto e di tutti, creando molto dramma ed essendo quasi, forse è stato uno dei canali che ha guadagnato di più per advertisement nel 2016, quindi è stato molto interessante seguirlo per il 2016. Per il momento lo seguo. Poi, ragazzi, passiamo a Markiplier. Markiplier, ragazzi, lo seguo solo per qualche animazione che fa sul suo canale. E fa molti horror, qualcuno è veramente interessante. Non sono stato fan nel 2016 di FNAF e tutte quelle cose lì, però alcuni horror sono veramente interessanti e tra gli indie è uno dei più bravi a farli. E poi passiamo a Materialissimo o Materialsimo? Materialissimo, ecco. Non sono mai sicuro su come pronunciarlo. È un altro canale MLG e fa MLG in maniera davvero spettacolare. Ve lo consiglio proprio. Questa è una base, che figo. Tra i canali MLG ve lo consiglio veramente Materialissimo. Andate a dargli un'occhiata. È molto bravo secondo me a editare e credo sia anche italiano, credo. Poi andiamo avanti. Abbiamo Midoeza Maidosi. Non so neanche come pronunciarlo io. Comunque è un canale. È uno, credo che sia admin di Hypixel. È un canale che fa Minecraft. E gioca l'UHC, è molto bravo in PvP, mi piace il suo modo di fare PvP, quindi ogni tanto seguo i suoi montages. E soprattutto anche perché è molto ironico, oltre che essere tryhard, ovvero provare a vincere sempre. Comunque, dopo passiamo a NoFocus, ve lo traduco in maniera non volgare, diciamo. È un canale sempre di drama e di parodia, ha fatto diversi video interessanti nel 2016, ha preso in causa diversi YouTubers che sono stati nelle tendenze e credo sia russo di provenienza e mostra sulla piattaforma di YouTube diversi creators che non avrei mai conosciuto senza conoscere lui perché mostra un po' in genere il panorama dell'aspetto della Russia su YouTube, quindi fa vedere cose davvero uniche per la piattaforma. Poi Hotekkers, come vi ho accennato, ho seguito alcuni raid da lui, ho imparato anche alcune tecniche segrete di come griffare. E diciamo che più che copiare è proprio prendere spunto e prendere idee. Infatti alcune delle idee che ho preso da lui sono riprodotte nei miei video, ma ci sono molte, ma molte altre idee che ovviamente sono basate su concetti completamente diversi. Sono anche contrario a diverse cose che sono state usate nel gestire i server, gli staff in generale o l'utenza in maniera nella gestione dei server internazionali, ecco, sono abbastanza contrario, ma come YouTubers devo ammettere che sono dei gran creators, streamers e quindi ve li consiglio, sono anche molto bravi e molto entusiasti in ciò che fanno. Poi seguo PewDiePie lo seguo. Dipende dal periodo, ragazzi, non sempre io seguo PewDiePie. Certi periodi fa dei video veramente belli e in altri periodi invece non mi piace i suoi contenuti. È molto molto unico come canale comunque PewDiePie perché appunto essendo il primo, soprattutto certi contenuti scatenano veramente tanto riscontro nella community e sia positivo che negativo. E anche nelle news, quindi è molto interessante da seguire. Non per tutti i video, ripeto, solo per quelli che mi interessano. Poi seguo Philip DeFranco. Philip DeFranco è un canale news e entertainment con l'aspetto abbastanza con la volontà di portare news, ma introdurre le proprie idee personali nello show principale. E mi piace il suo modo di esprimere news. Ho seguito lui moltissimo durante le campagne elettorali del presidente americano. Quindi l'ho seguito sia per quello che per altri video successivamente. Poi vi consiglio Scarce, famosissimo meme. Hey, what's up, Scarce? Hey, guys, what's up, Scarce?
Ragazzi, è un canale che parla di youtubers e news relativi agli youtubers da tutto il mondo, parla di canali chiusi, copyright strike e nonché news generiche su tutto il resto. Fa diversi video giornalieri e secondo me è molto, come youtubers, ha una personalità molto molto simpatica e valida, quindi ve lo consiglio. Poi c'è Skydos Minecraft, anche lui lo seguo solo per alcuni video, tra cui i Do Not Laugh, perché mi fa scassare il suo modo di fare battute, soprattutto a livello internazionale. Tiene sempre costantemente un'allegria, un'energia che veramente è di impatto, quindi ve lo consiglio come canale. Seguo ogni tanto Steven Saptic perché è molto ironico su tutto, è un altro canale molto più... ha fatto sia Minecraft che gaming che vlogging, ha più di un canale, ha partecipato su diversi show internazionali davvero importanti, però ve lo consiglio come canale anche se, non lo so, magari non tutti i video che fa potreste trovare interessanti. Poi seguo The Camping Rusher, che è un canale Minecraft, e credo che sia uno dei più grandi canali che, se cercate server Minecraft al mondo, e lui infatti gestisce il The Archon, che è uno dei server che trovo come impostati migliori, in maniera migliore al mondo. Ovviamente non mi riferisco al pay to win, ma mi riferisco all'impostazione del server. Però trovo anche giusto che tutto quello che fa nei contenuti, cioè ha veramente dei bei contenuti, ma ultimamente non lo seguo più tanto per via del feedback che è emerso dalla community, di veramente tanto tempo perso che mettono in primo piano gli iscritti, dicendo che la causa del tempo perso è per l'appunto la gestione del server al fine di creare contenuti, e ciò non mi è piaciuto, quindi da un po' che non lo seguo. Però sinceramente, non solo per Minecraft, ve lo dico, come canale, non come contenuti, come canale è un gran canale, un grande, organizza benissimo tutto ciò che fa, sia come playlist che come attività, che come anche idee. Quindi ragazzi, ve lo consiglio, dategli un'occhiata, è veramente un gran canale. Poi vi parlo, ragazzi, di TV Filthy Frank, è un canale soprattutto che ve lo consiglio se siete maggiorenni, perché ha dei contenuti che contengono parole forti o azioni visive che veramente potrebbero essere non indicate ad un pubblico minore, però sia per il linguaggio volgare che cose simili. C'è un coniglio bianco, c'è un coniglio bianco, che figo, che figo, bellissimo. Ok, poi ragazzi, vi consiglio Vexed, è un canale che ha parlato, è un canale che cerca, è un canale che si basa sul concetto di libertà e prende in analisi diversi creators sulla piattaforma e analizza e fa ricerche in maniera di dati, giornalismo e cose simili, per evidenziare comportamenti importanti su YouTube e creare video di impatto che cambino veramente i pensieri delle persone. Questo è uno dei canali a cui sono iscritto da quest'anno e veramente mi piace i suoi ultimi contenuti, ve lo consiglio. Poi passiamo a Vsauce, un altro canale scientifico, e come canale scientifico propone veramente di tutto, è anche forse suggerito da YouTube quando vi registrate nella creazione di una community, e quindi è di contenuti veramente belli. Tra l'altro ha anche dei canali secondari, ha più di un canale, ha forse due o tre canali, quindi ragazzi, dategli un'occhiata se volete conoscere canali scientifici. E tra l'altro è anche consigliato seguire qualche canale scientifico per tenere il cervello allenato, come si dice? Tenere il cervello allenato, ecco, tenere il cervello allenato con contenuti e problemi o analizzare cose. Comunque uno dei suoi video che ho più apprezzato è quello della numerazione e il contare fino all'infinito per passare ai diversi livelli di infinito, davvero interessante. Subito dopo abbiamo Xbox Addiction, un canale che fa trolling su Minecraft Xbox,
molto interessante, molto carino, cioè più che altro fa dei video molto divertenti. E ve li consiglio perché sono anche ben editati, quindi dategli un'occhiata se avete tempo. Dopodiché, come ultimo canale, seguo ragazzi Yamato Animation, che fa anime, e ha fatto diverse stagioni interessanti sul canale, tra cui la serie di Food Wars, che mi è piaciuta tantissimo. E quindi non seguo tutti i video che fa, ma solo le serie che trovo interessanti. Quindi ragazzi, detto ciò, chiudo l'episodio di oggi, spero che vi sia piaciuto, questi sono molti degli youtuber che seguo e ve li consiglio per quello che fanno. E piuttosto che seguire canali che fanno video in italiano che non apprezzo, preferisco seguire questi canali qua in inglese. Credo di aver saltato, forse ho dimenticato Vanos Gaming, lo seguo soprattutto per le animazioni e i funny moments che ha fatto in passato. Sì, l'ho dimenticato, sto guardando adesso la lista in fondo. Comunque ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio, fatemi sapere anche voi quali sono i vostri canali preferiti nei commenti, così magari si scopre qualche canale che veramente merita di essere conosciuto. E niente. Ragazzi, mi raccomando, lasciate almeno uno dei vostri canali che seguite di più. Che sia italiano, che sia internazionale, vorrei sapere, ragazzi, secondo voi quali sono i canali che meritano. Ovviamente, ragazzi, tutta questa lista include anche il fatto che questi canali hanno playlist ben organizzati, tag molto ben settati, e descrizioni dei video compilate, un totale di video che è decente, ovvero. E tutti hanno sopra i 300-400 video, o perlomeno hanno contenuti ben targetizzati, e tutti con le miniature, ovviamente. Quindi, ragazzi, se avete anche voi canali da consigliarmi, lasciateli in descrizione. E se ne conoscete, se vedete già il canale che volete consigliarmi in descrizione, lasciate un bel like, così vediamo se alcuni di voi concordano su dei canali che meritano nel 2017. Ragazzi, ci vediamo presto, al prossimo video.